Ciao ragazzi, eccoci qua, ritornata come al solito con un altro video. E questo è un video haul, te pareva? Nel senso ormai siete abituati a vedervi solo quello. Premetto una cosa, gli ultimi video che sto mettendo sono degli acquisti fatti un bel po' di tempo fa, ma che non ho caricato, ho caricato dopo tanto tempo, cioè sto caricando dopo tanto tempo perché semplicemente li sto rigirando. Perché io li giro sempre col telefono. All'improvviso, circa un mesetto fa, cambiando la scheda, cioè passando alla linea 4G, sempre con lo stesso numero, non so che sia successo, ma ho perso tutti i video che avevo girato appunto sul telefono e che purtroppo non avevo ancora salvato sul computer e quindi mi sono molto molto sono molto molto arretrata con i video girati perché pensate che da una settimana ne devo girare 3 perché quelli che ho girato appunto sono spariti e quindi mi sono molto molto rallentata. Quindi non mi spaventate che vedete tutti questi video haul perché semplicemente sono video, cioè sono acquisti tipo questi qua che vi faccio vedere oggi. Sono acquisti appunto fatti al mercato, ma fatti 2 o 3 settimane fa, che già avevate dovuto vedere da parecchio. Però purtroppo appunto avendo perso il video perché io già lo girai, no, questo non lo girai, i vecchi però già li avevo girati, ho perso appunto tempo e quindi si stanno molto molto accavallando. E quindi, infatti, oggi faccio vedere questi acquisti fatti veramente 2 o 3 settimane fa. E quindi direi di cominciare subito. Appunto, sono acquisti che ho fatto al mercato che c'è qui a Montoruscello. Io sono di Licola, un piccolo piccolo paesino, veramente molto molto piccolo, in provincia di Giugliano, chi è di Giugliano sicuramente lo conosce, infatti non volendo ho conosciuto una ragazza qua sopra, cioè qua su YouTube, che ha sentito dire la parola Licola, magari non so, negli ultimi miei video, ha detto ah, oh, che bello, anche tu sei di Licola, anche io, incontriamoci, andiamo a fare shopping. Sono stata molto contenta di aver trovato appunto una ragazza di Licola come me che guarda i video e lei fa, ne fa anche video, però è una cantante. Non ho ancora avuto modo di conoscerla fisicamente, però spero che succederà presto. Anzi, se mi stai guardando, perché appunto guardi i miei video, ti saluto, ti mando un bacio e contattami così ci organizziamo su quando andare appunto a fare shopping. Quando vuoi, io sono sempre a disposizione per fare shopping. E niente, quindi cominciamo subito appunto dalla cosa che ho acquistato al mercato. La prima cosa che ho acquistato è questo cardigan che ho semplicemente addosso, che è un cardigan nero molto molto semplice, arriva un poco sopra diciamo la vita ed è molto molto semplice, è di lana abbastanza pesantina e ha semplicemente queste borchie qui e dei classici bottoni. Io non so se, aspettate, io sto girando con una cosa che vi farò vedere nel prossimo video, spero di, adesso muovendo la telecamera, di farvelo vedere. Aspettate, vedete? E questo cardigan, vedete? Molto molto semplice, mi alzo così magari ve lo faccio vedere meglio. È un cardigan molto molto semplice, di questo colore nero, vedete? E ha qua dove c'è la spalla, ha questo dettaglio appunto con queste borchiette sull'argento scuro. E di qua, aspettate, di qua la stessa cosa, vedete? Ed è molto molto semplice. Adesso cerco di farvi una panoramica appunto con questo attrezzo che io ho, vedete? È molto 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 semplice, vedete? Molto molto carino, bello bello caldo. Io l'ho indossato anche già ieri sera, mi risiedo. L'ho anche già indossato, aspettate, devo aggiustare. L'ho anche già indossato appunto ieri sera e mi sono veramente veramente trovata molto molto bene. Continuando appunto con questi acquisti che ho fatto al mercato, se vedete sto traballando un po' perché questo attrezzo che sto usando per girare è un po' complicato, però vi farò vedere che io l'ho comprato a Milano, che vi farò vedere nel prossimo video. Comunque, appunto, poi sono gli altri acquisti che ho fatto sono stati, allora, sempre un cardigan che è questo qua, che vabbè, vi faccio vedere, aspettate, che magari faccio vedere indossato se riesco a girarlo. E questo cardigan qua, che aspettate, vediamo se ci riesco. Parola.
Ecco qua. È un semplice cardigan, vedete? Questo color bordeaux che è bellissimo, che avanti ha tutti questi strass con l'argento, vedete, sono delle farfalle e poi degli strass che sembrano tipo delle stelline. Molto 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 carino. Non ho ancora avuto modo di aspettate. Non ho ancora avuto modo di lavarlo. Non ho ancora avuto modo di indossare, però è molto molto carino. E questo qua 5 euro. E anche questo qua che non vi ho detto, penso che non vi ho detto il prezzo, non so come verrà questo video. Sto traballando da 3 ore col telefono. Comunque entrambi appunto a 5 euro. Se riusciamo a spostare così. Ok. Comunque entrambi a 5 euro. Poi, sempre in un'altra bancarella, ci ho trovato delle cose fantastiche. Le ultime queste cose che faccio vedere le ho prese tutte nella bancarella. Tutte queste cose che faccio vedere complessivamente le ho pagate 10 euro. Che sono? Allora, io adesso non mi ricordo, nell'ultimo video haul mi feci vedere il braccialetto, quello della tipo Swarovski, che adesso costano 60 euro. E adesso non mi ricordo che colore vi ho fatto vedere, che colore ho acquistato dai cinesi, perché ne ho acquistati altri due al mercato. Io vi faccio vedere tutti e tre quelli che tengo, che sono appunto questi, vedete? Questi qua tipo che sono usciti adesso, ma costano 59 euro, esageratamente tanto. Io adesso ne ho tre. Non mi ricordo quello che avevo fatto vedere, che colore ho fatto vedere, però appunto due di questi tre li ho presi appunto al mercato e li ho pagati sempre. Se non mi sbaglio, l'ho preso rosso e blu al mercato, rosso e nero, non mi ricordo. Comunque, li ho presi sempre comunque 2, 1 euro, cioè 1 euro l'uno, quindi 2 e 2 euro. Poi c'era un'offerta: c'aveva una bancarella piena di collane, che una la pagavi 3 euro e due ne pagavi 5 euro. E io subito mi sono fiondata e ne ho prese appunto 2. Allora. Una è questa, ho due, aspetta, una 3 euro, due 5 euro, sì, se non mi sbaglio così, sì, così. Io ho preso una che è questa qua, che è questa collana con questa catena d'oro, e poi vedete, ci sono tutte queste tipo foglie col bordeaux che io andavo cercando da vita, una collana bordeaux, però non volevo spendere tantissimo, e questa l'ho pagata, cioè come se fossero 2,50 euro, perché due venivano 5 euro. L'ho pagata 2,50 euro, che è veramente un prezzo ridicolo. Che comunque è molto bella, è fatta molto bene, almeno sembra. L'ho già indossata ed è bellissima. E l'altra che ho preso appunto in combo con questa, perché due venivano olé, due venivano 5 euro, è questa qua, che mi sono persa un attimo. Aspettate, vediamo un attimo se la trovo. Dove cavolo si è andata a finire? Aspettate, io mi muovo un attimo con questo, sempre questo aggeggio, vedete? Che io ho semplicemente in mano, che è una cosa troppo troppo sfiziosa, che io ho acquistato a Milano, e poi sicuramente ve lo farò vedere. Aspettate, dove sei andata a finire? Non trovo più la collana. Io però ve la volevo fare. Ah, eccola qua, è caduta, aspettate. Olè. Eccoci. Allora, ritorniamo in noi. È un video molto molto complicato questo. Allora, la collana in questione è questa qua. È questa collana che è una semplice catena nera molto lunga che ha come ciondolo questa tipo bambolina, non mi so dire che cosa, col verde, molto 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 carina. Devo dire la verità, io subito ho adocchiato quella. L'altra collana che dovevo scegliere appunto 2,5 euro, che comunque ne valeva la pena, ho avuto molta difficoltà a trovarla, perché di queste qua pompose, come si portano mo, più o meno ne avevo già alcune simili e quindi non mi andava. Però ho detto vabbè, magari prendo questa, è più carina, è più sfiziosa, non l'ho una, non l'ho così. E quindi l'ho presa, la bambolina, aspettate, si è storsellata. Vedete? Molto molto carina. Già l'ho messa una volta su un outfit semplicissimo col grigio e nero. Ed è carina comunque. Ok. Sempre in questa bancarella, l'ultimo acquisto che vi faccio vedere è una sciarpa, un foulard, mo, non lo so, chiamatelo voi. Che è un foulard molto molto bello. Che io ultimamente sto molto molto usando. Che è questo qua, che è nero, grigio e rosso, che è molto molto carino, vedete? Questa trama così,
molto molto bello, mi è piaciuto tantissimo, appena l'ho visto, faccio anche vedere, vedete? Molto molto bello, e appunto li uso tanto questi oli, ne ho tanti. E niente, questi erano i miei video, sì, vabbè, i miei acquisti. Spero che vi siano tanto piaciuti. Mettete mi piace, scusatemi di magari intanto vedete questo fatto così, ma è perché appunto sto vedendo se con questo aggeggio che è un auto selfie, che poi vi farò vedere sempre nel prossimo video, come andava anche a girare i video. E devo dire la verità, nonostante tutto, non è stato male, vedete? Io adesso mi sto allontanando sempre di più, vedete? Io ho questo aggeggio che vi faccio vedere, vedete? Posso direzionare il telefono dove mi pare, vedete? Fare un'inquadratura spettacolare, bellissima. Infatti le fotografie che ho fatto a Milano col Duomo dietro con questo sono venute bellissime. E niente, spero che questo video, a parte di haul, di anche chiacchiericcio un po' strano così, vi sia piaciuto. Un'altra cosa volevo dirvi, il make-up che ho su, va bene, eccoci qua, il make-up che ho su adesso, non so se vi interessa, vedete, l'ho fatto per girare il video con voi, però mi andava anche di comunque di truccarvi bene bene. E se volete saperlo cosa ho su, ve lo dico subito. Allora, come tonico, aspettate, oddio, questo è un video pazzo. Allora, come tonico ho usato questo della Collistar, che è la classica acqua micellare detergente struccante che sapete che io adoro. Poi ho usato come siero un prodotto che vi farò vedere sicuramente nel prossimo video haul che dovrò girare, che non so dove è andato a finire, aspettate. Dove cavolo l'ho buttato? Aspettate, dove, non so dove mi sono alzata, dove cavolo ho buttato. Ah, eccolo qua. Come siero ho usato questo qua della Yves Rocher Ovale Lifting, che è un siero modellante che vi farò vedere nel prossimo video haul. Poi, come crema viso, ultimamente sto usando come crema viso questa qua della Essence, della linea My Skin, della colorazione Light Skin, che io ho acquistato un po' di tempo fa, ma non è che mi sono trovata molto bene come crema colorata sola, da sola, senza fondotinta, perché è troppo chiara. Chi è? Perché dicevo è troppo chiara, quindi la sto usando come crema viso prima di truccarmi, perché magari così idratiamo e la smaltisco. Poi ho usato come base il primer verde della Catrice, che vi faccio vedere. Aspettate. Sto facendo vedere anche un po' la mia stanza così con questo video. Comunque, che è questa qua, che è il Prime Infallible Anti-Red Base, che io mi trovo molto molto bene. L'unica cosa che un po' mi è antipatica, che ha dei brillantini, anche se mettendo dopo il fondotinta non si notano, però dico io, che ce li mettete a fare questi brillantini? Però comunque, fino adesso, almeno l'ho provato un paio di volte, non mi trovo male. Questa qua. Poi, come fondotinta, ho usato questo qua della Pupa, che ho preso con il coupon, che non mi ricordo già se ho girato il video, ricordatevi voi, che è appunto questo qua della linea Pupa Like a Doll Fluido Makeup Perfezionatore Effetto Pelle Nuda nella colorazione 040. Poi ho usato come ciglia la classica, sempre la della Sephora, questa qua, la numero 25 Medium Beige. Poi, come correttore, sia per sotto che per gli occhi, ho usato questo qua della Collistar, che è il CC Perfezione Correttore Universali, che io ho finito alla base per gli occhi. Aspettate, ve lo apro. E mi è rimasto, appunto, vedete, solo il correttore che
mi trovo molto molto bene. Poi, invece gli occhi, ho utilizzato tutti gli ombretti che ho utilizzato sono di questa palette qua, della Deborah Milano. Non so come si chiama, però l'ho presa 2 anni fa, l'avevo un po' così messa da parte, adesso l'ho messa fuori perché la voglio utilizzare, che appunto non ho proprio utilizzato, mi dispiace, dovrebbe essere anche in scadenza, ma non ce ne importa. E quindi ho utilizzato tutto il make up con questa. Poi il blush, ho utilizzato un blush Olay della Kiko, di questa palette qua della Kiko. Che è questo blush qua, vedete? Che è di questa palette qua, che è una palette della collezione di 2 anni fa, Natalizia Dark Holiday, una cosa del genere, vedete? Che mi trovo molto molto bene con questa palette, la porto sempre in giro quando viaggio. E sto usando questo blush perché mi piace molto molto come va su di me. Quindi appunto ho indossato questo. E poi, questo video è interminabile. Spero che queste cose che vi sto facendo vedere vi interessano. Nel caso, togliete il video, non c'è problema. Però è domenica, mi sto un po' annoiando, mi andava di chiacchierare un po' con voi e farvi vedere appunto gli acquisti. Comunque, il mascara che ho usato è questo qua, che non so manco se vi ho fatto già vedere nel video, lo penso di sì perché ce l'ho già da parecchio, che è della Essence Lash Mania Reloaded, che trovo pazzesco, che veramente mi ha dato un po'. Fa delle ciglia pazzesche, vabbè, io ne ho tantissime di ciglia, però questo qua me le fa veramente veramente belle. Adoro questo mascara. E poi, come rossetto, che è un classico rossetto nude, ho optato per uno della Kiko, che non trovo più, è questo qua, che è il numero 78, non so se riuscite a vedere, è il numero 78. E niente, spero che comunque il make-up vi sia piaciuto. Ve l'ho parlato perché non mi sono mai truccata così molto accurata per fare dei video, quindi ve lo volevo far vedere. Spero che comunque non vi abbia annoiato, spero che i miei video vi siano piaciuti. Io intanto vi faccio una camminata, faccio vedere anche una panoramica più o meno della stanza, vedete, girando così. E niente, vi rimando un bacione grande. No. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!